Ciao a tutti da Polentone in Giappone, nuova puntata di In Cucina con Polentone. Oggi proviamo a preparare i cantucci, fin qua niente di particolare, ma aggiungeremo un tocco di giapponese e questo tocco è il matcha. Restate con me. Ingredienti di oggi per i cantucci al matcha, beh, ovviamente il matcha. Abbiamo 25 grammi di matcha, 250 grammi di farina 00, un cucchiaino di lievito per dolci, zucchero 200 grammi, poi ci va un pizzico di sale, due uova e qua ci sono circa 90 grammi di noci e un po' di mandorle ed un po' di estratto di vaniglia. Adesso iniziamo l'operazione per creare l'impasto. Allora, cominciamo a inserire i nostri ingredienti. Cominciamo con la farina. Intanto volevo farvi notare i miei capelli alla chocobo. Per chi non sapesse cos'è il chocobo, vada su Google e guardi. Allora, qui dentro mi ha detto farina con il lievito. Buttiamo dentro anche il zucchero. Capisce? E adesso qua diamo una prima, come si dice, girata per amalgamare i nostri ingredienti. A tra poco. Allora, mettiamo dentro il nostro matcha. Partono i pezzi e diamo ancora una girata. Bello verde. Cosa dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere uova, pizzico di sale, QB, vedete voi, tac e tac, estratto di vaniglia. Tanto anche qua vaniglioso, senti che profumo. E adesso via ancora con le danze. Allora, guardate il nostro composto bello verde. Adesso da qua inseriamo mandorle e noci e a mano con le mani sbucci le cipolle, diceva Zucchero. A mano amalgamiamo, mischiamo il nostro composto finché non diventa bello compatto. Quando diventerà compatto, vi farò vedere com'è venuto fuori. Allora, ragazzi, guardate un po' che bella, che bel mostro verde che è venuto fuori. Adesso lo rulliamo un altro po', però lo tagliamo in tre parti. E per poi metterlo dentro sopra la nostra carta da forno. Quindi adesso dicevo tre parti, lo urliamo un po', carta da forno, forno a 180 gradi, dopo vi dico il tempo. Adesso prendiamo i nostri mostri verdi dentro il forno, 25 minuti, 180 gradi. Tac, a dopo. Guardate, senza bruciare osmo, tiriamo fuori i nostri cantuccioni al macione. Che
take a look, senza bruciarci. Guardate. Adesso, operazione da fare è, senza bruciarci, tagliarli da un centimetro più o meno di larghezza, girarli sull'altro lato, rimetterli nel forno a 100 gradi per 10 o 15 minuti, poi controllo. Procediamo al taglio. Guardate come tagliamo i nostri cantuccioni. Magari senza tagliare il resto. Dopo dobbiamo girare, esatto, laterale, bravo, si è già girato da solo. Abbiamo tagliato, guardate, i nostri pezzettini di cantucci, calmaccia, adesso li infiliamo dentro, girati. Là, e 10 minuti perché il forno è già caldo, a 100 gradi. 10 minuti passati, eccoli qua, sembrano croccantosi. Qualcuno un po' bruciato, però vabbè. Allora, facciamo la prova. Itadakimasu. Sono da matcha. Forse bisogna farli raffreddare un po', perché acquisiscono un po' di croccantezza. Comunque, vabbè, rispetto al plum cake al matcha che ho fatto, la quantità di matcha che c'è qua dentro è perfetta, perché non stomaca, gli dico di dire oh, troppo matcha, troppo amaro, e come perfetto. Quindi da polentone in Giappone, da cucina con polentone è tutto. Al prossimo video dal Giappone, ciao.